A 25 anni dalla prima edizione, il Festival del Teatro Medievale Rinascimentale di Anagni si fa strada fra le rassegne teatrali più longeve del nostro paese e torna dal 24 agosto al 2 settembre 2018 per proporre al pubblico un'esperienza artistica ed emotiva nei luoghi più suggestivi della città, attraverso un percorso fra prosa, danza, commedia dell'arte, lirica, spettacoli di luce e teatro d'immagine. Ogni opera proposta sarà un percorso originale nel piacere, a partire dalla serata inaugurale del 24 agosto, che vede in piazza lo spettacolo di teatro d'immagine più ambizioso realizzato dalla Compagnia dei Folli, Luce. Sabato 25 agosto la piazza ospiterà un gigante del cinema italiano, Giancarlo Giannini, nello spettacolo originale Parole Note. A seguire, uno spettacolo di Ruggero Cappuccio, che è già entrato a pieno diritto nella storia del teatro italiano, Shakespeare di Napoli, in scena domenica 26 agosto. Non mancheranno nomi prestigiosi della scena teatrale cinematografica come Barbara De Rossi e Marco Baliani, ed esperienze che tutelano il prezioso patrimonio teatrale italiano di tradizione, ovvero la commedia dell'arte portata in scena dalla compagnia Pantachin di Venezia con lo spettacolo Tempeste d'amor perdute il 31 agosto. Ma la novità che rende davvero onore al 25esimo anniversario è la realizzazione per la prima volta nella maestosa piazza Innocenzo III di un'opera lirica tra le più famose al mondo, individuata tra i grandi capolavori del melodramma italiano. Il Trovatore di Giuseppe Verdi, una produzione Europa Musica con l'Orchestra Sinfonica Europa Musica e il Coro Lirico Italiano. Appuntamento con il 25esimo Festival del Teatro Medievale Rinascimentale di Anagni dal 24 agosto al 2 settembre 2018. Ingresso gratuito, spettacoli, ore 20.